Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Molti conoscono la Kawasaki per i suoi successi nella Superbike, con Tom Sykes e soprattutto Jonathan Rea, ma non molti sanno che la casa giapponese ha corso anche nella MotoGP. Scopriamo insieme la storia della Kawasaki nel motomondiale. Innanzitutto bisogna partire dall'azienda giapponese. In molti pensano che il suo nome derivi dall'omonima città giapponese, invece deriva da quello del suo fondatore, Shōzō Kawasaki. Le stesse moto non sono l'attività principale della casa nipponica. Infatti l'azienda è stata fondata nel 1896 come cantiere navale, per poi espandersi in seguito in molti altri settori, costruendo tra l'altro treni, robot e addirittura anche veicoli militari, fino ad arrivare alle nostre amate moto. Dopo questo doveroso spazio dedicato al background della Kawasaki, passiamo finalmente alle moto e alle corse. La Kawasaki debuttò nel motomondiale nel 1966 e più precisamente nella classe 125, schierando come pilota Toshiro Fuji, un pilota giapponese che purtroppo poi scomparve in un incidente nel pericoloso Tourist Trophy nello stesso anno. La medesima classe vedrà 3 anni più tardi il primo titolo mondiale della Kawasaki, ottenuto grazie al pilota inglese Dave Simmons, il quale si laureò campione del mondo grazie ad 8 successi stagionali, un titolo che spingerà la casa giapponese a provarci anche nell'allora classe regina, la classe 500. La Kawasaki debuttò con la propria H1R agli inizi degli anni 70, ma l'avventura non fu proprio delle più brillanti. L'H1R era una moto dotata di un motore a 2 tempi e fu introdotta in un periodo in cui la tecnologia dominante era quella dei dedicata ai 4 tempi. Per quanto non sia mai riuscita ad ottenere dei risultati particolarmente eclatanti, escludendo la vittoria ottenuta da Dave Simmons nel Gran Premio di Spagna del 1971, questa moto aprì la strada alla tecnologia che avrebbe poi dominato la classe regina per oltre un trentennio. Dopo i deludenti risultati, la casa nipponica decise di interrompere temporaneamente la propria partecipazione al moto mondiale, per poi ritornare dopo qualche anno nelle categorie minori con le proprie KR 250 e 350. Proprio quest'ultima versione fu una moto molto performante, che permise infatti a Cork Ballington e Tony Mang di dominare la scena dal 1978 al 1982. Ballington riuscì a vincere 4 titoli, 2 in 250 e 2 in 350, nel biennio tra il 1978 e il 1979, impresa che fu ripetuta dal pilota tedesco nel biennio successivo. Inoltre, colgo l'occasione per ricordare a tutti che all'epoca si poteva correre in più categorie contemporaneamente. Alla fine del 1982, nonostante qualche ulteriore tentativo nella 500 con la propria KR 500, i risultati negativi portarono la Kawasaki ad un nuovo ritiro dalle competizioni, ragione per la quale non si videro addirittura più in gara moto della casa giapponese in una classe del moto mondiale fino all'abolizione della classe 500, ovvero al termine del 2001. Per chi non lo sapesse, il 2002 vide l'introduzione dell'attuale massima categoria motociclistica, la MotoGP, nonché delle moto 4 tempi con 1000 di cilindrata. Contemporaneamente vi fu l'abbandono delle 500 2 tempi, data l'impossibilità di trasferire nella produzione delle moto di serie le migliorie tecnologiche sperimentate nelle gare. Tornando alla casa giapponese, la stagione di introduzione alla MotoGP vide purtroppo soltanto il ritorno sporadico della Kawasaki, con la propria
coppia Ninja ZX RR, rientro che invece fu a tempo pieno la stagione successiva. Il 2003 accolse quindi il rientro full time della Kawasaki, un rientro che fu tutt'altro che idilliaco per la casa giapponese. Il binomio Kawasaki Dunlop vide solo 15 punti raccolti nell'intera stagione. Gary McCoy e Andrew Pitt, i due piloti di allora, non poterono fare molto di più con il materiale a loro disposizione. Dopo la non proprio proficua collaborazione con l'azienda inglese, il 2004 vide il passaggio alle Bridgestone, un vero e proprio turning point per la Kawasaki, che riuscì con Nakano nel GP del Brasile ad ottenere il primo podio nella classe regina. L'anno successivo fu invece il turno di Olivier Jacques, un pilota francese noto per le sue qualità nella 250. Il pilota francese riuscì a portare sul podio la ZX RR nel GP di Cina, classificandosi secondo dietro niente di meno che di Valentino Rossi. Questo risultato sarà anche il migliore dell'intera storia della casa giapponese in MotoGP. Tra l'altro, questo podio merita una parentesi molto più ampia. Il pilota francese ricopriva il ruolo di collaudatore per la casa giapponese, ma l'infortunio dell'allora pilota ufficiale Alex Hoffman gli permise di disputare alcune gare come wild card, tra cui per l'appunto il GP di Cina, dove riuscì a sfruttare le condizioni di bagnato e a portare la moto giapponese sul podio, un'autentica impresa con una moto non certamente competitiva. In tutto ciò la curiosità più grande riguarda Alex Hoffman. Il pilota tedesco cadde durante un evento promozionale dedicato ai piloti del motomondiale. La caduta gli procurò la rottura dello scafoide, che ebbe come inevitabile conseguenza l'assenza da più gran premi. Ma adesso torniamo alla casa giapponese. Purtroppo gli anni successivi non vedranno mai un vero e proprio cambio di marcia della Kawasaki, che si dovrà accontentare del solo podio di Nakano nel GP di Assen del 2006. Il 2008 sarà di fatto l'ultimo anno del team ufficiale nelle competizioni dedicate ai prototipi. Un anno difficile, con pochi risultati di rilievo. Il miglior risultato sarà la quinta posizione, ottenuta prima da John Hopkins nel GP del Portogallo e poi da Anthony West in quello della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Al termine della stagione la Kawasaki annuncia il secondo e definitivo ritiro dalle competizioni. Si conclude così l'avventura della casa giapponese in MotoGP, categoria nella quale la casa nipponica ha ottenuto appena 4 podi, un bottino magro rispetto agli ingenti investimenti per un progetto da MotoGP. Dopo la scomparsa del team ufficiale bisogna anche dire che vi fu un'ultima stagione per la Kawasaki Ninja. L'ultima avventura infatti risale al 2009, quando il team Hayate Racing, e quindi una struttura privata, affida la Kawasaki ZX RR a Marco Melandri, unico pilota della squadra. Nonostante i pochi mezzi a disposizione, il pilota italiano riesce comunque ad essere competitivo e a portare la moto giapponese sul podio con il secondo posto nel GP di Le Mans. Marco poi chiuderà la stagione con 108 punti e la settima posizione nella classifica generale. Sarà l'ultima volta di una moto prodotta dalla Kawasaki all'interno di una gara della MotoGP. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video.